L'estate è una parte fondamentale della nostra vita, ma se dovesse sparire, cosa succederebbe? Che ripercussioni avrebbe sul mondo e su di noi? Se solo passassimo un anno senza l'estate, come saremmo ridotti? Perché questo periodo dell'anno non è solo un momento per divertirsi e passare del tempo con i familiari o gli amici, ma è anche una parte importante della vita del nostro pianeta, che si regge su particolari equilibri. Cominciamo il video e vediamo di capire cosa potrebbe succedere se non ci fosse l'estate, almeno per un anno. Senza il freddo per un anno si potrebbe anche stare, anzi se notate ultimamente c'è sempre meno freddo, sempre più caldo in giro però. Solo di recente la Groenlandia ha perso una quantità di ghiaccio da record all'improvviso, qualcosa di davvero allarmante che ha lasciato tutti senza parole, quasi 10 tonnellate di ghiaccio sparite, sciolte del tutto. Secondo gli studiosi questo luglio è uno dei più caldi mai visti, i paesi più freddi hanno raggiunto una media di 23 gradi, mentre fino all'anno scorso era ancora sui 13 in estate. Non è una bella notizia di sicuro, ma se l'estate non ci fosse? Ovviamente questo non accadrebbe, e se da una parte è una cosa positiva, dall'altra è anche negativa, perché grazie allo scioglimento di ghiacci molti anni fa sono stati ritrovati animali e esseri umani congelati con età di centinaia di migliaia di milioni di anni, spesso conservati in modo quasi perfetto, permettendo lo studio accurato, e oltre a ciò anche moltissime aree del pianeta sarebbero scoperte. Un po' come nei videogame quando sblocchi finalmente la nuova area segreta dopo aver ripulito un'intera zona. Quindi sia l'esplorazione che la storia del pianeta ne risentirebbero, visto che ancora oggi ci sono moltissime cose congelate da scoprire. Ovviamente ci sono anche i lati positivi. Non è che se l'estate manca per un anno le cose saranno disastrose, anzi uno dei migliori benefici per il pianeta sarebbe il recupero del clima. Da anni ormai le temperature non fanno altro che aumentare. Ogni anno il caldo e i gas di scarico del pianeta stanno danneggiando in modo quasi devastante tutto quanto. Basta vedere le immagini che qualche anno fa ha diffuso la NASA per mostrare al mondo i danni che ormai la Terra ha già ricevuto. Dall'800 ad oggi il gas serra non ha fatto altro che aumentare a causa della deforestazione e dell'inquinamento. Il clima, almeno in quell'anno senza freddo, si riprenderebbe leggermente portando le persone a respirare meglio. Ma dopo quell'anno si comincerebbero a vedere i primi effetti negativi per davvero. Gli alberi e le piante per lo più esotiche comincerebbero a morire, non potendo sopravvivere tutto l'anno a temperature basse. Sempre meno persone uscirebbero per le strade, quindi magari ci sarà meno inquinamento con le macchine, ma di più con il riscaldamento. E questo porterebbe a un aumento esponenziale del costo del gas, che diventerebbe una cosa da ricchi. Le industrie che si occupano del riscaldamento in generale, come per la costruzione di termosifoni o altri oggetti che servono appunto a riscaldare, avrebbero una crescita incredibile. Ma quelle che prima si occupavano della creazione di oggetti estivi come piscine gonfiabili o pistole ad acqua avrebbero i giorni contati, cominciando a chiudere uno dopo l'altro. Quindi ci sarebbe un crollo economico altrettanto disastroso. Tantissimi cominceranno a vestirsi con roba pesante e ingombrante per sopravvivere al freddo, ogni anno, trascurando quindi il loro corpo in quanto non avranno più la stessa voglia di metterlo in mostra come si fa ogni estate. Quindi una crescita dell'obesità in generale. Secondo alcune fonti storiche, un anno senza estate è davvero esistito. Si chiamava Anno della Povertà e successe nel 1816. Un grave cambiamento climatico distrusse interi raccolti nell'Europa settentrionale, negli Stati Uniti e in Canada. I motivi per cui ci fu una cosa del genere sono tanti. Prima di tutto, il vulcano Tambora era eruttato per ben 2 settimane di seguito, espellendo di continuo rocce, fumo e creando cenere. Per questo motivo il sole faticava a filtrare nell'atmosfera della zona, lasciando tutti quei continenti nel freddo più intenso. A giugno, pensate, c'era più neve che in questi anni. Se l'estate non esistesse più, molti altri vulcani erutterebbero e sarebbe un disastro mondiale. Una parte positiva però è che la nostra pelle sarebbe sempre morbida e priva di difetti, perché il freddo aiuta a conservare meglio un corpo. Ma la fine si avvicinerebbe molto presto. Un'era glaciale come non si è mai vista arriverebbe dopo soli 5 anni senza estate. Nuovi tipi di animali crescerebbero e comincerebbero a colonizzare varie zone del pianeta. Quelli abituati a un clima caldo non esisterebbero più e ricomincerebbe un'era di caccia e sopravvivenza come se fossimo tutti in un Hunger Game. Tanti cercherebbero un posto per migrare dove ci sia più caldo, non trovando però niente. Morirebbero quindi di fame. E l'unico modo per sopravvivere sarebbe diventare cannibali. E così nascerebbe un'intera società che mangia persone peggio degli zombie. Senza estate e con un'era glaciale sempre più fredda, i pochi sopravvissuti rimasti nel mondo comincerebbero a creare una società in grado di sopravvivere anche al freddo, adattando quindi le future generazioni. Che dire, il caldo non fa benissimo ultimamente, ma nemmeno il freddo esagerato riesce ad aiutare. Quindi il clima dovrebbe rimanere a livelli normali,
Nonostante le leggi e le nuove direttive che stanno uscendo in tutto il mondo, le cose procedono troppo lentamente per riuscire a fare qualcosa in tempo. Quindi, a meno che non ci siano auto elettriche in tutte le strade entro pochi anni, aspettatevi estati caldissime e inverni altrettanto caldi. Alla prossima, gente!